Ieri Raffaele Guariniello, magistrato diventato famoso in Italia per l'indagine e il relativo processo per doping nella Juventus, era in tribunale a Torino nella veste di pubblica accusa ad ascoltare la storica sentenza d'appello del maxi processo Eternit che ha visto la condanna per disastro doloso a 18 anni di carcere dei vertici dell'impresa di Casal di Monferrato. Oggi, per partecipare a un convegno dell'INAIL sulla sicurezza dei lavoratori in edilizia, il capo della Procura di Torino era a Napoli, dove è anche in corso un processo analogo per le 540 vittime dell'amianto dell'Ilva di Bagnoli. Impossibile non mettere in connessione i due procedimenti, in particolare per quanto riguarda il risarcimento ai familiari napoletani delle vittime di amianto. La sentenza è importante in sé, per l'Eternit, per i vari stabilimenti che ci sono in Italia, ma noi dovremmo riuscire a capire che si tratta di una sentenza che finisce per essere un punto di riferimento non solo per l'Eternit, ma per tutte le altre zone del nostro paese in cui si sono consumate tragedie non meno gravi. Quindi è un esempio di giustizia che si può fare, l'auspicio e la speranza che si faccia dappertutto dove si pone il problema. E la speranza non può non essere anche volta ai paesi diversi dall'Italia, no? Altri paesi dell'Europa, ma anche paesi extraeuropei, paesi in cui ad esempio il problema dell'amianto è un problema tuttora irrisolto.